In questo video ti mostrerò come accedere all'area clienti riservata Vodafone per poter controllare i tuoi addebiti di servizi o abbonamenti a pagamento, contenuti a pagamento che non hai mai richiesto. Vai sul sito vodafone.it e quindi vai alla sezione Fai da te, accedi. Dovrai inserire le credenziali del tuo account che avrai registrato precedentemente. Se non ti sei ancora registrato, devi cliccare qui su Registrati e inserire i tuoi dati anagrafici. Allora, noi ci siamo già registrati e quindi mettiamo prima di tutto l'username, che di solito corrisponde alla mail, e la password, e quindi clicchiamo su Accedi. Apparirà una nuova schermata in cui dovrò andare a selezionare la sezione contenente i dati relativi al traffico e ai costi, che è evidentemente spesa e traffico. Apparirà un sottomenu controllo costi. Andiamo a cliccare su questa voce. E andiamo a vedere i servizi digitali. Ecco, vedete che nel periodo di riferimento del mese corrente ci sono 11 euro di servizi digitali. Vediamo magari anche il mese precedente, che purtroppo è l'unico mese passato che il servizio consente di ottenere, e abbiamo 2 euro di servizi digitali. Possiamo controllare il dettaglio traffico per ognuno di questi mesi. Allora, ecco, qui c'è un periodo disponibile che va ancora più oltre, che sono i 6 mesi antecedenti alla data odierna, quindi se oggi è 29, andiamo fino al 30 aprile. E vediamo un po'. Allora, selezioniamo. Proviamo a selezionare dal 30 aprile. Fino ad oggi, 30, primo giorno utile. Fino ad oggi, conferma. Ok, il sistema mi obbliga a verificare mese per mese. Quindi proviamo con il mese corrente. E vediamo che cosa risulta dal dettaglio traffico. Allora, servizi digitali 10,50 euro. Vediamo il dettaglio, selezioniamo le due voci che ci interessa approfondire, vediamo il dettaglio. Ed ecco qui il dettaglio dei servizi, contenuti mobile, biglietto elettronico, che ovviamente non so cosa sia. Vediamo la seconda pagina. E questi sono tutti i servizi digitali che abbiamo avuto. Ci conviene fare una stampa della schermata in modo da poter poi usarla ai nostri fini di reclamo. E quindi possiamo direttamente fare la schermata con il nostro applicativo preferito, che in questo caso è questa finestra, ecco qui, che mi ha appena salvato la schermata attuale. Prendo anche quella precedente. La salvo e poi vedo gli altri periodi che mancano. Andiamo a scegliere il periodo, metterò il mese precedente. Così posso controllare, ecco, i servizi digitali che
che sono stati attivati. E quindi chiederne la disattivazione. Ok. Salviamo la schermata. Andiamo alla pagina successiva, non c'è nient'altro, perfetto. E andiamo adesso a prendere il periodo di agosto. Vediamo se ci sono servizi anche qui. Nessun servizio. E questo è il modo in cui possiamo ottenere la schermata Vodafone da PC. Se si è da mobile, conviene usare l'app sul telefonino, che è molto più immediata e semplice.